Signora Ministro, signor Presidente, da una recente indagine giudiziaria bolognese, condotta con grande professionalità, ma in corso evidentemente, è emerso uno spaccato preoccupante di diffusione di droga, cocaina in particolare, collegata allo spaccio e allo sfruttamento di minori. Questo è solo l'ultimo episodio di una catena di fatti analoghi che si stanno moltiplicando nel nostro paese, mentre, almeno a me, appare preoccupantemente attenuata l'attenzione della politica, del legislatore, delle autorità di governo in ordine alla diffusione del fenomeno droga. Sembra un po' come se ci fosse un'assuefazione dell'opinione pubblica, una sorta di tolleranza silenziosa sul fatto che sostanze stupefacenti come le anfetamine, gli oppiacei, la cannabis e soprattutto la cocaina e i loro derivati, nonché le nuove droghe sintetiche, siano ormai un elemento tollerato non solo tra le fasce di disagio sociale, ma anche e soprattutto fra i ceti più abbienti del nostro Paese. Spaccio, sfruttamento dei minori, traffico illegale, naturalmente con connessioni nazionali e internazionali con la criminalità organizzata, diventano tasselli di uno stesso mosaico, mentre praticamente non esistono più campagne di sensibilizzazione efficace e di prevenzione nelle scuole e nella società. Esiste per me anche un problema di innalzamento delle pene che può rendere più efficace il contrasto delle forze dell'ordine davanti a questi fenomeni. Spesso, infatti, ci è segnalato che coloro che sono coinvolti vengono immediatamente rilasciati e le conseguenze sono praticamente nulle. Perché ho rivolto questa interrogazione al Ministro dell'Interno? Perché per me il Ministro dell'Interno è il terminale vero di tutto il governo, è un po' il semaforo della situazione del Paese. Nessuno più del Ministro dell'Interno ha il polso della situazione dei fenomeni sociali che sono in atto e chiedo giusto proprio per questo un suo parere, una sua opinione. Grazie senatore Casini. Il ministro dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, ministro. Signora Presidente, onorevoli senatori, l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il governo intenda assumere al fine della sensibilizzazione della società sulla problematica della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani e se ritenga opportuno un intervento a livello normativo per contrastare il fenomeno. Va preliminarmente evidenziato che l'attenzione del Ministero dell'Interno sul tema è da sempre elevata, nella piena consapevolezza che il consumo di tali sostanze può comportare gravi implicazioni per la salute e la vita sociale, soprattutto dei giovani consumatori. Ritengo quindi che una strategia efficace per contrastare il fenomeno debba necessariamente includere politiche di prevenzione incentrate su attività di informazione dei minori per diffondere una più alta consapevolezza dei pericoli per la salute e allo stesso tempo promuovere una più efficace sinergia tra forze di polizia, mondo della scuola e famiglie. In questa direzione sono da tempo attive iniziative della Polizia di Stato per sensibilizzare il mondo scolastico attraverso campagne comunicative e informative finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei giovani sui rischi derivanti dall'uso delle droghe. Nella stessa direzione è impegnato anche il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con diverse progettualità che coinvolgono i social media, e che affidano anche alla realizzazione di un portale web la comunicazione sui rischi legati all'uso delle droghe in età scolare. Quanto all'attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, soprattutto nella città di Bologna, informo che sia nel 2019 sia nell'anno in corso l'azione svolta dalle forze di polizia ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di diverse centinaia di persone, con un incremento rispetto agli omologhi dati del 2018.
In merito all'eventuale introduzione di nuove norme in materia, che naturalmente richiedono un'ampia concertazione con tutte le amministrazioni competenti, sono allo studio iniziative rivolte a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto anche con riguardo ai casi di cosiddetta lieve entità, nonché a intervenire con efficacia nei confronti del crescente fenomeno dell'offerta di droghe sulle reti internet, mutuando il meccanismo dell'oscuramento dei siti che diffondono materiale pedopornografico. Grazie signora Presidente, grazie signora Ministra. Mi ha colpito la sua intervista dell'altro giorno alla stampa, nella quale ha lanciato l'allarme sulla mafia nel post-Covid. Alcuni imprenditori si appoggiano alla mafia per far fuori la concorrenza. Ma oggi mi rivolgo a lei perché dai territori arrivano segnali preoccupanti su una ripresa delle attività classiche criminali. Oggi pongo l'attenzione sulla provincia di Avellino, a San Martino Valle Caudina. L'altro giorno c'è stato un omicidio le cui modalità sono quelle classiche di un delitto di camorra. I killer hanno ucciso con 5 colpi di pistola Orazio De Paola, 58 anni, considerato dagli inquirenti il principale referente del clan camorristico Pagnozzi, una delle potenti compagini criminali che controllerebbe tutti gli affari illeciti nella zona, con robusti interessi anche nel Basso Lazio, in Toscana e a Roma. In tempi record gli inquirenti hanno proceduto all'arresto con l'accusa di omicidio volontario del presunto killer. Ma quello che mi preme sottolineare qui è che negli ultimi tempi, come riportano gli organi di stampa, c'è stata una pericolosa escalation con agguati e attentati ad Avellino. Lo scorso 20 agosto, davanti al parco Palatucci, è stato ferito a colpi di pistola il pregiudicato Francesco Liotti, di 34 anni, e dopo 48 ore è toccata l'abitazione presa di mira con una stesa, tipico raid armato camorrista, senza dimenticare gli attentati di Rione, Mazzini e Valle. Accadimenti che allarmano l'opinione pubblica e mettono a rischio l'incolumità dei cittadini. Lei sa bene che nella mia regione, la Campania, sono state centinaia le vittime innocenti di camorra. Sparano per strada e per strada spesso colpiscono gli innocenti. A intervenire oggi mi hanno spinto anche le associazioni come Libera, impegnate per la legalità, preoccupate per questa escalation. Ecco, signora Ministro, perché siamo tutti preoccupati. Il Ministro dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, Ministro. Con riferimento all'omicidio avvenuto a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, lo scorso 8 settembre, informo innanzitutto che le indagini della Direzione Distrettuale di Napoli, ancora in corso, hanno consentito già di acquisire elementi di colpevolezza nei confronti di un pregiudicato arrestato nella giornata di ieri. In seguito a tale evento sono state immediatamente intensificate le misure di vigilanza e osservazione attraverso mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio, anche tramite posti di blocco. Con riguardo inoltre al ferimento di un pluripregiudicato avvenuto sempre nel capoluogo irpino lo scorso 20 agosto, le indagini della competente autorità giudiziaria si stanno concentrando sull'accertamento della matrice delittuosa dell'episodio. Quanto al fenomeno di infiltrazioni camorristiche in Irpinia, ben rilevato anche nelle analisi criminali più recenti, assicuro che l'attenzione verso quel territorio è massima e che l'impegno delle forze di polizia si traduce in un'intensa attività di prevenzione e di contrasto, soprattutto nella delicata fase che il Paese sta attraversando. Venendo allo specifico quesito rivolto dall'onorevole interrogante, informo che non si è mancato di valutare misure di potenziamento della rete dei presidi della Polizia di Stato in Irpinia, che al momento possono contare su un numero complessivo di 455 unità. A breve sarà disposta l'assegnazione di un'ulteriore aliquota di 14 unità presso la Questura e presso i reparti della Polizia Stradale. Sì, grazie Presidente. Io vorrei partire dalla dichiarazione che ha fatto la signora Ministro qualche giorno fa a Cernobbio,
laddove ha dichiarato che va fatta un'opera nel paese di provenienza per evitare le partenze. È un'affermazione che noi condividiamo, signora Ministro, ma che ha un unico significato non equivocabile. Significa attuare, secondo noi, un blocco navale, cioè un approccio finalmente serio e severo al tema dell'immigrazione. L'unico modo, secondo noi, per evitare le partenze, gli sbarchi, i morti in mare e anche per azzerare questo criminale commercio di uomini che registriamo purtroppo ogni giorno. E per ribadire che in Italia si entra se si ha un permesso e se si ha un lavoro. Voglio anche brevemente ricordare che va anche fatta chiarezza sulle attività di certe sedicenti organizzazioni umanitarie ONG che pretendono di fare la loro attività su navi straniere che battono bandiere straniere e poi scaricare solo sull'Italia il peso e il costo della loro attività cosiddetta di soccorso per centinaia e migliaia di disperati e che esplicitamente, anche con arroganza, dichiarano di fare questa attività con finalità politiche rivolte al contrasto delle forze politiche di destra sovraniste che loro definiscono addirittura fasciste. L'alternativa a questa politica, a cui anche lei ha fatto cenno, signora Ministra, è il caos che abbiamo visto e registrato in Sicilia, negli hotspot, che ha determinato la reazione del Presidente Musumeci. Ma c'è un'altra questione, altrettanto grave, che è quella della rotta balcanica, sulla quale da almeno 3 anni il sottoscritto, il mio partito, i consiglieri comunali da Tarvisio fino a Trieste stanno disperatamente cercando di porre all'attenzione del governo e anche dei media, perché ogni notte da diversi anni attraversano clandestinamente quel confine decine e decine di persone sotto la regia di potenti e efficientissime organizzazioni criminali. Queste persone non si sa che fine facciano e naturalmente c'è un problema di ordine pubblico e c'è un problema sanitario che tutti possono intuire. Faccio brevemente riferimento a almeno 2 problemi. Uno è quello dei minori non accompagnati, che gravano per 100 euro al giorno su piccole amministrazioni comunali che non sono in grado di sostenere questi pesi economici enormi. Faccio riferimento alla situazione che si è determinata, per esempio, a Tricesimo, dove il sindaco del Partito Democratico ha dichiarato inaccettabile e intollerabile la situazione per la quale i migranti, in attesa anche del vaglio sanitario, sono ammassati sul piazzale di un santuario, avendo a disposizione un bagno chimico, una fontanella, e passano le loro notti, ascoltate bene, su autobus affittati dalla locale azienda dei trasporti. Martedì lei finalmente, Ministro, ha ascoltato a Trieste le lamentele, le proteste e le preoccupazioni degli amministratori locali, delle autorità e anche della Regione. Le chiediamo in quanto tempo e quali risposte intende dare a queste grida di dolore. Il Ministro dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Le questioni poste dal senatore Ciriani riguardano aspetti relativi all'intensificazione dei flussi migratori verso Lampedusa e che stanno interessando parimenti il Friuli Venezia Giulia per ciò che attiene alla rotta balcanica. Naturalmente si tratta di fenomeni ben distinti tra di loro, contrassegnati da cause diverse e con dimensioni certamente non comparabili. Riguardo alla pressione migratoria su Lampedusa, gli sforzi italiani si sono concentrati nel ricercare la collaborazione delle autorità tunisine in considerazione del fatto che il flusso più consistente proviene appunto dalla Tunisia in conseguenza della grave crisi politica e socio-economica che ha investito quel paese. Come ho avuto modo di affermare, si tratta in prevalenza di sbarchi autonomi di fronte ai quali è difficile contrapporre un'azione di contenimento efficace. In ogni caso attivo, soprattutto con finalità dissuasiva, è l'operazione Pelagie che vede impegnata l'Italia con assetti navali nel Mediterraneo centrale. Quanto alla situazione del Friuli Venezia Giulia, il problema dell'incremento degli arrivi della rotta balcanica è stato affrontato anche con la collaborazione delle autorità slovene, in virtù della quale è stato possibile incrementare il numero delle riammissioni e potenziare i servizi di controllo della fascia confinaria. Quanto al numero delle riammissioni, dal 1 gennaio al 7 settembre ultimo scorso sono da rilevare 874 riammissioni a fronte del numero 202 dell'analogo periodo dell'anno precedente.
Grazie a tale collaborazione si potranno vigilare meglio anche i valichi minori che risultano più permeabili agli ingressi irregolari, sia per l'elevato numero che per la loro collocazione in ambiente montano o comunque impervio. L'incontro svoltosi, a cui lui faceva riferimento, con le autorità regionali e un nutrito numero di sindaci di due giorni fa, dei sindaci più esposti al fenomeno dei flussi e dei rintracci, specie dei minori non accompagnati, ha consentito di programmare una serie di interventi e misure, tra i quali anche un incremento del già consistente contingente militare che opera in quella regione nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, contingente aggiuntivo che arriverà nei prossimi giorni. Potrei anche chiudere immediatamente, visto che chi mi ha preceduto ha riassunto gran parte delle cose che sto per dire. Comunque la sostanza è questa, i numeri parlano chiaramente. Signor Ministro, lei mi corregga, mi pare che i dati del suo Ministero dicano che quest'anno gli sbarchi, e parliamo di sbarchi, sono esattamente oltre 20.000. Oltre una cifra che è pari esattamente a 4 volte quanto successo nell'anno precedente, e quindi siamo ritornati ai livelli del 2018. Non è che io sono qui per fare propaganda agli amici della Lega, perché si arrangiano da solo, però dentro quei numeri lì non c'è quello che ha detto prima il collega Ciriani, cioè il fatto che praticamente una rotta, che è la rotta balcanica di cui si parla poco e che rappresenta un dramma per l'Europa, e vede oggi queste dimensioni, circa 100.000 persone, secondo i dati di Frontex, che stanno tra la Grecia e la Turchia, circa 8.000 in Bosnia che sono pronte a venire da noi. Noi in che modo controlliamo il Friuli Venezia Giulia? 450 grosso modo chilometri di superficie, non c'è lo sbarco, tecnicamente è anche difficile controllarli. Bene, rispetto a questo, molte di queste persone vengono da paesi ad alto rischio dal punto di vista dell'emergenza sanitaria Covid, sono stati stazionavano in paesi come la Bosnia, come la Serbia, come il Kosovo, teatro di drammi che conosciamo negli anni e negli ultimi anni di questo paese. Ad oggi si aggiunge l'emergenza epidemiologica. Bene, rispetto a questo mi sembra che stiamo un po' brancolando nel buio. Lei è venuta l'altro giorno a Trieste, lo è stata anche nel mese di luglio. Mi sembra che le risposte che il governo continua a dare siano le stesse, siano balbettanti. Cioè è sufficiente, è necessario, ma non è sufficiente ciò che si sta facendo. Abbiamo bisogno di maggiore attenzione, abbiamo bisogno di maggiori tecnologie per controllare i nostri confini, e qui il governo deve decidere cosa vuole fare. Credo che dal punto di vista dell'autorità regionale l'impegno sia massimo. È notizia di ieri che la prefettura di Udine ha messo a disposizione 2 pullman perché 30 immigrati risultavano, provenienti da rotta balcanica, risultavano positivi al Covid. Non sappiamo dove tenerli, non sappiamo che farne. Questo è il problema. È un problema evidentemente rispetto alla sua risposta, poi mi riservo di replicare. Il Ministro dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, Ministro. Desidero preliminarmente evidenziare che il Ministero dell'Interno ha una particolare attenzione al fenomeno dei flussi migratori verso il Friuli Venezia Giulia, come testimonia anche la recente visita a Trieste, in cui proprio per trovare delle soluzioni concrete alle difficoltà organizzative e logistiche rappresentatemi in loco, ho incontrato il Presidente della Regione e un nutrito numero di sindaci. Quanto alla dimensione del fenomeno, preciso che l'intensa attività di polizia rivolta al rintraccio di migranti irregolari nel territorio ha consentito di attivare molto più che rispetto al passato le procedure speditive di riammissione verso la Slovenia. È una collaborazione questa con le autorità di oltreconfine che si basa sul rilancio dell'accordo del 1996 e che ha consentito di ottenere, come accennavo prima, risultati quadruplicati in termini di riammissione rispetto allo scorso anno. La collaborazione con la Slovenia potrà poi conseguire risultati ancora più efficaci sia tramite azioni congiunte di pattugliamento sia attraverso programmazioni
coordinate dei servizi di controllo del territorio, specie nella vigilanza dei valichi minori. Inoltre potrà sicuramente giovare, come dicevo prima, un incremento del contingente militare già operante in regione, pari attualmente a 375 unità di personale di Strade Sicure. Per quanto attiene le misure di prevenzione del contagio da Covid-19, sono continue le interlocuzioni tra prefetti e amministratori locali allo scopo di garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini. In esecuzione dei protocolli sanitari vigenti, tutti gli stranieri, al momento del loro ingresso nel territorio nazionale, sono sottoposti a tampone e alle conseguenti azioni di isolamento e quarantena a seconda degli esiti dell'accertamento. Per l'esecuzione di tali misure di prevenzione, i prefetti delle province del Friuli hanno individuato diverse strutture che presentano le necessarie caratteristiche di sicurezza e sorvegliabilità. La ringrazio, Presidente. Ministro, io partirei da una sua considerazione, da una dichiarazione che lei ha fatto alla stampa proprio pochi giorni fa, e ha scritto la stampa riportando le sue parole. Sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un'emergenza. Le difficoltà sono di carattere logistico legate alle misure di profilassi sanitaria stabilite per il Covid. Chiunque sentendo queste parole dovrebbe essere rassicurato. Ministro, io nei giorni scorsi sono stato a Lampedusa, ci sono stato settimana scorsa, mercoledì, e sono andato con la Presidente della Commissione parlamentare per la tutela dei diritti umani e abbiamo visto una situazione raccapricciante, che ovviamente il governo tiene nascosta, non differente rispetto a quella che si possono trovare in alcuni centri anche nel nord-est, dove se ci fosse stato al governo Matteo Salvini e alla Lega avreste chiamato i caschi blu per intervenire. Una situazione a descriversi indecorosa a dir poco. La realtà dei fatti quindi qual è? È che gli sbarchi non solo non sono terminati, ma gli sbarchi sono aumentati, non solo la rotta balcanica è stata riaperta, ma i numeri purtroppo sono aumentati. E allora, Ministro, noi la interroghiamo perché vogliamo sapere delle cose chiare, vogliamo sapere qual è la situazione, vado subito alle domande. A quanto ammonti il numero complessivo dei migranti approdati sulle coste di Lampedusa dalla data di dichiarazione dell'emergenza sanitaria nazionale ad oggi? E se il Governo abbia intenzione di mettere in atto un piano che blocchi il continuo arrivo di imbarcazioni sulle nostre coste, ovvero se abbia in programma di continuare una politica di accoglienza indiscriminata, badate bene, indiscriminata intendendo che oggi sono tunisini, nulla c'entrano con profughi o chi viene da zone di guerra, nonostante anche le aggravanti dovute alla gestione dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese. Se il Governo abbia intenzione di attuare un piano concreto in materia di contrasto all'immigrazione clandestina che preveda da un lato un deciso intervento contro la tratta di esseri umani che avete fatto riattivare. I numeri parlano chiaro. I 20.000 di quest'anno sono quattro volte i 5.000 dell'anno precedente e sono esattamente, come è già stato anticipato, lo stesso numero del 2018, quindi avete riattivato il meccanismo del traffico di esseri umani. Ancora, come intende il governo gestire tutti i migranti attualmente ospitati sulle navi per le misure di isolamento dovute al Covid-19 una volta terminata la quarantena? E se sia previsto un programma di rimpatrio per tutti coloro che non provengono da zone situate in conflitti o in teatri di guerra. È evidente, Ministro, che la scamotage che avete trovato in queste settimane di riempire le navi traghetto, ovvero le navi da crociera con i migranti, quando terminerà il periodo di quarantena cesserà. Sappiamo benissimo che dovete dare delle risposte e abbiamo già capito, come avete detto, che il vostro criterio è quello dell'accoglienza diffusa, che significa rimettere in moto quel meccanismo di business sulla migrazione che noi abbiamo smontato. Bene, Ministro, la situazione che ho visto a Lampedusa, a cui facevo riferimento prima, è anche quella di 10 carabinieri messi a controllare 360 sbarcati che non avevano fatto il Covid da più di una settimana. I carabinieri e i poliziotti non avevano neanche il posto dove poter fare i propri bisogni, non avevano neanche l'assistenza alimentare. Questa non è gestione controllata del fenomeno, questa è vera emergenza. Per di più, a dividerli dal resto dell'isola, un muretto di un metro. Senatore, nessun tampone fatto. Grazie. Detto questo, Ministro, attendo le sue risposte. Il Ministro dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese, risponde all'interrogazione illustrata.
Il fenomeno dell'immigrazione ha caratteristiche di complessità determinate da fattori geopolitici che comportano la necessità di strategie articolate nel presupposto che il confine italiano del Mediterraneo rappresenta la frontiera esterna dell'Europa. Per questo motivo dobbiamo dare ancora più forza alle conclusioni del vertice di Malta di settembre dell'anno scorso, prevedendo un meccanismo strutturato di ripartizione obbligatoria applicabile a tutti gli Stati dell'Unione. Su questo siamo fortemente impegnati a costruire il necessario consenso a livello europeo e puntiamo a farlo nella cornice del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Accanto alla strategia dei tavoli europei, intratteniamo relazioni bilaterali con Libia e Tunisia e le recenti missioni a Tunisi, che hanno visto il coinvolgimento dei commissari Varela e Johansson, sono servite a rafforzare l'azione italiana ed europea di collaborazione verso quel paese. Venendo alle specifiche domande, preciso che dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza per l'epidemia sono giunti a Lampedusa circa 12.000 migranti, la maggior parte tunisini, a riprova del fatto che un eccezionale elemento di spinta è costituito dalla crisi politica e socio-economica che ha investito quel paese, anche per effetto della pandemia. Di fronte a una ripresa piuttosto intensa degli sbarchi, sono stati riattivati al termine del lockdown, grazie alla collaborazione con le autorità tunisine, i rimpatri verso quel paese tramite due voli charter di 40 migranti a volo. Informo inoltre che anche a scopo dissuasivo è stata attivata l'operazione Pelagie, che vede impegnati con rispettivi assetti navali, la Marina Militare, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, nella sorveglianza del tratto del Mediterraneo centrale interessato dai flussi. In merito infine alla gestione dei migranti al termine del previsto periodo di quarantena, la loro destinazione sarà conseguente al rigoroso accertamento del loro diritto a permanere nel territorio nazionale.